Il perché proprio Caravaggio, per tanti motivi, diciamo, alcuni seri, alcuni meno seri, ma il primo motivo in pratica è che la vita stessa di Caravaggio, insomma, sembra proprio disegnata apposta per un fumetto, insomma, cioè la sua vita è stata quella di un vero picaro, di un avventuriero, ecco, per cui il fatto stesso che un pittore lombardo sia andato a finire fino a Malta e poi si sia fermato in Sicilia, Napoli e Roma, soprattutto a Roma, dà già l'idea di che tipo di uomo fosse, insomma. E poi il fatto che sia stato coinvolto in vari episodi non esattamente edificanti, diciamo, fino al punto di essere poi un omicida, l'autore di un assassinio. Seppure in un duello, seppure molto provocato, in realtà Caravaggio è proprio un po' il simbolo del pittore uomo di azione, oltre che pittore. Infatti il sottotitolo della storia è la tavolozza e la spada, proprio perché sono le due cose importanti nella vita di Caravaggio, sono le due cose a cui lui ha tenuto di più. Quindi soprattutto c'è questo motivo, il perché della scelta di Caravaggio. Poi per la sua straordinaria modernità, cioè il fatto che lui forse per primo abbia rovesciato completamente il modo di dipingere, cioè non più basato su dei disegni, su delle strutture prima disegnate e poi ritrovate sulla tela, ma invece si è partito proprio dal comporre i suoi quadri, le sue tele, e comporre con dei modelli veri. Quindi la sua composizione nascono proprio da persone vere, disposte teatralmente, come farebbe adesso un fotografo, come farebbe adesso un cineasta. E questo è già un elemento straordinario di modernità. E poi il fatto che lui abbia subito delle censure e sia stato sempre in rotta di collisione con qualsiasi tipo di potere, soprattutto il potere naturalmente ecclesiastico, che era quello che dominava nella Roma del tempo, ma poi anche inguaiandosi con i cavalieri di Malta, dopo essere riuscito a farsi nominare cavaliere, è riuscito anche a farsi espellere. Quindi è stato davvero un personaggio insofferente, insomma, ribelle, ecco, era un ribelle per costituzione, addirittura si potrebbe definire un teppista, insomma. Lui è riuscito a farsi rifiutare varie volte i quadri, ha dovuto rifarli varie volte, addirittura nell'ultimo grande caso scandaloso della morte della Vergine, è riuscito a far condannare a rogo il suo stesso quadro. Forse avrebbe potuto anche lui finire sul rogo se non fosse stato protetto da vari cardinali che naturalmente investivano su di lui, avendone visto l'altissimo grado artistico. Ecco, lui rappresenta proprio l'artista che non ha mai voluto scegliere tra la qualità della propria vita e la qualità della propria arte, cioè non volendo sacrificare niente né dell'una né dell'altra, rappresentando un pochino la classica candela che brucia da tutti e due i lati, insomma, e quindi sapendo benissimo che avrebbe fatto più luce ma che sarebbe durata meno.